A Caltanissetta sono tre i cantieri di lavori pubblici che non possono partire per la mancanza di operai specializzati. Interventi che riguardano alcuni lavori di riqualificazione su marciapiedi e barriere architettoniche nelle vie come Corso Vittorio Emanuele, Corso Umberto e Via Camillo Genovese, ma anche la sistemazione del pietrisco e dell'area giochi del Giardino della Legalità di San Luca che attendono che si trovi personale. Un vero e proprio nodo al pettine che porta l'assessore ai lavori pubblici Marcello Frangiamone a fare un appello ad operai qualificati sul territorio nisseno. Non siamo ancora riusciti a selezionare tre operai qualificati che sono fondamentali per avviare questi tre cantieri di lavoro che appunto si dovrebbero occupare della realizzazione di questi interventi. E qualche mese fa è stato pubblicato l'avviso per la selezione, ma è andato completamente deserto. Io vorrei rivolgermi ai telespettatori, se siete interessati o conoscete operai con la qualifica di muratore, che sono in questo momento disoccupati, potete presentare la disponibilità presso l'ufficio tecnico del comune di Caltanissetta, per essere immediatamente collocati e poter dare via ai lavori.